Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Psicologia Cognitiva Applicata. Oggi vi parlerò di alcuni cambiamenti che avverranno sul canale. Alcuni di voi si sono giustamente lamentati per quanto riguarda il contenuto evidence-based che è calato molto. Se prima facevamo video relativi solo agli effetti dei nootropi sul cervello o effetti della musica sul cervello e tanto altro, ora stanno uscendo solamente video relativi al miglioramento del posizionamento online e della gestione dei social media. Bene, ragazzi, io penso che avere un'idea di come funzionano i social e sapersi porre nel mercato digitale sia fondamentale per psicologi, psicoterapeuti, divulgatori, chiunque voglia costruire un progetto online. Quindi continueremo a far uscire video relativi a questa tematica, ma mi impegnerò anche a far uscire video riguardanti l'evidence based. E a tal proposito, partiamo subito con la prima novità, che è forse la cosa più evidence based che avrei potuto fare. Proverò su di me delle sostanze nootrope e vi porterò la mia esperienza. Raccoglierò dei dati, quindi non starò a dirvi: oh bella raga, questa cosa qui è buonissima, compratela, questa cosa qui è buonissima, utilizzatela. No, vi darò semplicemente il mio punto di vista. Vi darò il mio punto di vista, però corroborato da dati scientifici che prenderò costantemente, che potrete controllare giorno per giorno. Quindi ci sarà un foglio Excel, un Google Sheet dove potrete andare giorno dopo giorno a vedere i vari cambiamenti, i vari dati. E che dati prenderemo? Beh, prenderemo la variabilità del battito cardiaco, che è un marker molto importante per quanto riguarda la psicofisiologia. Avere un'idea della variabilità del proprio battito cardiaco significa avere una finestra sul funzionamento del proprio sistema nervoso. E questo, per quanto riguarda anche solo il benessere, fa la differenza. Come prenderemo la variabilità del battito cardiaco? Non utilizzeremo ovviamente un biofeedback, non utilizzeremo degli strumenti professionali perché non li abbiamo, utilizzeremo però uno strumento molto valido che è questo fotoplethismografo, del quale vi parlerò nei video successivi. Prenderemo poi il battito cardiaco con questo Garmin, che ancora una volta non è uno strumento specifico, ma è uno strumento in grado di rilevare dati su di me 24 ore su 24. Accosteremo a questi anche i dati relativi alla qualità e alla quantità del sonno e alcuni dati sulla composizione corporea. E ovviamente prenderemo in considerazione anche dati relativi alla prestazione, quindi prestazione fisica con allenamenti a casa, perché non si può uscire, ma anche sulla prestazione mentale, sulla prestazione cognitiva, e li analizzeremo attraverso dei test cognitivi che io stesso programmerò con OpenSesame, source che ci permette di programmare degli esperimenti. Viene utilizzato anche nelle università per programmare degli esperimenti per tesi e studi scientifici. Quindi costruirò una piccola batteria di test che continuerò a fare durante il periodo di questi piccoli studi fatti in casa, chiamiamoli così. Non sono veri e propri studi scientifici perché non verranno mai pubblicati da nessun'altra parte, però diciamo che l'intento è quello di avvicinarsi ad uno studio scientifico con tutta una statistica e una raccolta dati alle spalle. Un altro contenuto che andremo a darvi è appunto consigli di lettura evidence based, che abbiamo iniziato con il libro della Romagnoli, che ancora una volta vi consiglio. Vi porteremo appunto dei libri evidence based, dei libri scritti da professionisti che potrete trovare tranquillamente. La maggior parte di questi libri potrete trovarli su Amazon e quasi la totalità su Amazon Kindle Publishing.
Ancora una volta, cos'è Amazon Kindle Publishing? È un servizio di Amazon grazie al quale potrete leggere online, quindi in formato ebook, più di mezzo milione di libri, tra cui ovviamente tantissimi libri riguardanti la psicologia e il marketing. Vuoi provare Kindle Unlimited per 30 giorni gratuitamente? Non devi far altro che cliccare sul link che ti metterò qui sotto. Se tu ti iscriverai al servizio di prova gratuito senza alcun obbligo di pagamento, a me verrà riconosciuta una piccola percentuale e utilizzerò quei soldi ovviamente per migliorare la qualità del canale, per esempio per comprarmi un microfono, dato che non ce l'ho e sto parlando alla telecamera, l'audio non sarà proprio il massimo. Un altro contenuto che uscirà sul canale, che sarà strettamente evidence based, è appunto l'analisi di un articolo scientifico. Prenderò per iniziare un articolo scientifico a settimana e non troverete le solite cose riguardo alla psicologia, quindi andremo a pescare da effetti dei social media sul cervello, oppure da come le persone percepiscono la psicologia e le neuroscienze, andremo magari a toccare anche la neuronutrizione che abbiamo già trattato ma che tratteremo, e l'efficacia, l'effetto di alcuni nootropi sia naturali che di farmaci. Quindi ci riferiremo a articoli, a paper scientifici pubblicati su riviste appunto scientifiche, e vi lasceremo la fonte sotto al video. Bene ragazzi, vi ho detto tutto, spero che voi apprezziate questi contenuti, questi nuovi contenuti che stanno per arrivare. Mi raccomando, attivate la campanella, perché data la mole di video che dovrò far uscire sarà impossibile pubblicarli e sponsorizzarli tutti con i nostri social media, per cui nel caso non abbiate attivato la campanella potreste perderveli. Mi raccomando, lasciate un like. E ultimissima cosa, solo per chi è arrivato in fondo, sto finendo di scrivere la guida su come posizionarsi, su come utilizzare Instagram in modo professionale, una guida che vi darà un metodo e vi darà anche tantissime risorse gratuite che potrete utilizzare per crescere. Nel caso siate interessati, commentate qui sotto con guida e scrivetemi su psicologia cognitiva applicata o su Ame Draghi. Io vi invierò gratuitamente i primi 4 capitoli della guida. Bene ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video e che l'evidence based sia con voi. Ciao!